Amici di Battista 70 Phone, buongiorno, siamo qui in quel di Monaco, nella fiera, dove è stata appena presentata la serie Mate 30 di Huawei. Chiariamo subito una cosa, non è provvisto di G-Apps, è un Android puro, c'è un suo market che possiamo vedere qui, avvicinati pure. C'è un suo market in cui possiamo trovare alcune applicazioni. È stato anche detto che comunque stanno investendo molto sugli sviluppatori, una buona dose di dollaroni, per cui può essere che in futuro comunque ci sarà una dotazione abbastanza ampia basata su un sistema di Huawei. Come potete vedere, il display praticamente è full, è stata adottata questa soluzione, praticamente una curvatura di 88 gradi circa, doppio tap laterale per far apparire il tasto del volume. Stessa cosa la si può fare dall'altra parte, quindi se siete destrimani o sinistroidi non avete problemi, lo farete su entrambe le cose. L'unico tasto che è presente è il tasto di accensione e spegnimento. Sul retro una bella fotocamera quad cam da 40 più 40 più 8 più sensore ToF. Una 40 ovviamente è una fotocamera normale, una è una ultra wide angle, abbiamo visto degli scatti veramente notevoli anche in condizioni di luce praticamente pessimi, e poi c'è la 8 megapixel. L'unica stabilizzata è la 8 megapixel, ma si capisce anche il perché, è la fotocamera dedicata allo zoom, è una 80 mm, quindi a conti fatti lo zoom è ottico fino a 3x, ibrido fino a 5x, dopodiché 10x e 30x sono completamente digitali, ma devo dire che hanno una buona stabilizzazione e si hanno dei buoni risultati. Processore che monta questo splendido terminale è il Kirin 990, abbiamo 8 GB di RAM e 256 GB di dotazione interna, espandibile tramite nano SD. È un dual SIM, però ibrido, di conseguenza o nano SD e nano SIM oppure due nano SIM a scelta, a seconda di quello che volete andare a fare. Ci sarebbero altri 2 milioni di cose da dire, c'è anche il sensore, c'è un sensore molto carino qui sopra che a seconda di come spostate la testa, adesso abbiamo fatto una foto prima, se trovo la galleria magari ve la faccio vedere, non è rimasta nella galleria, ok, no, eccola qui, praticamente è così, se io vado a inclinare la testa generalmente si gira, adesso scusate abbiamo una... Allora adesso si gira, io lo sto guardando, se giro la testa in teoria lui dovrebbe seguire il mio movimento. Prima ovviamente funzionava, ovviamente adesso no, è come quando andate al meccanico e avete la macchina rotta, in quel momento lì non darà assolutamente nessun tipo di problema. Comunque adesso non vediamo l'ora di vederlo in Italia, non abbiamo ancora nessuna comunicazione riguardo la disponibilità. Io spero che si trovi la quadra per poterlo rendere disponibile. Va bene, dai, so che c'erano ancora tantissime altre cose da dire, ma è una preview e non è una recensione. Per cui la chiudiamo qua, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, Phone.